video veramente molto molto breve, ma se state facendo un semenzaio vi consiglio di guardarlo, perché vi parlo brevemente del terriccio da scegliere. Mi vedete quei guanti perché lo sto maneggiando e insieme al terriccio sto utilizzando altre sostanze che poi vi dirò. A sinistra ho il Jiffy della Tref che è appena terminato, questo è l'ultimo, è dell'anno scorso, quindi 70 litri mi sono durati 2 anni circa. A destra c'è il nuovo Vigor Plant, il substrato di coltivazione, l'ho acquistato in vivaio, questo lo trovate anche online, questo no. Quindi mi metto anche nelle condizioni di chi magari non ha un vivaio vicino a casa e deve acquistare un buon terriccio di coltivazione. Ecco che qui abbiamo il Vigor Plant, l'ho acquistato, come dicevo non è un video sponsorizzato. Dopo la sigla, proprio 2 minuti, vi parlo brevemente dell'importanza e vi mostro di nuovo alcune immagini dei test che avevo fatto lo scorso anno con alcuni terricci non proprio idonei alla semina. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati, sono Orso. Entrambi sono terricci di elevatissima qualità, sono idonei e sono fatti soltanto per la semina. Quando fate la semina in semenzaio non dovete utilizzare il terriccio, quello economico, oppure quello al supermercato o quello comunque generico da orto, non vanno bene, cambia il pH, cambia la consistenza. Qui abbiamo 4 tipi di terricci diversi. Qui abbiamo il compost, quello che ho comprato dalla fungaia. Questo è il terriccio, quello da semina. Eccolo qui, è farinoso, sembra polvere di caffè, è di altissima qualità. L'ho preso in vivaio, è marchiato Tref, è un'azienda che fa terricci professionali, della Jiffy. Questo invece è un terriccio medio, è della Vigor Plant, l'ho preso in vivaio ma lo trovate anche online. È certificato biologico, non è adatto per la semina. In realtà, a parte questo, nessuno di questi è indicato per la semina, ma io voglio provarci ugualmente. Non è setacciato come quello da semina, vedete ci sono ancora dei pezzettini dentro, però intanto è certificato bio e è di buona qualità. E questo invece è quello da supermercato. Non so se l'avete visto già nell'altro video, ci sono dei pezzi dentro interi, guardate qua. Allora, questo, come vi dicevo, ha 2 anni di vita, guardate, è un po' asciutto, sembra polvere di caffè, guardate com'è raffinato. Con questo ci ho fatto delle semine eccezionali, parliamo del Tref della Jiffy, se lo trovate prendetelo. Se non trovate questo, questo è un ottimo sostituto, è il Vigor Plant, il substrato di coltivazione. Nel frattempo vi faccio vedere qualche immagine della confezione così la riconoscete. Non so perché, ma il Tref non si trova online, questo sì. Guardate, questo l'ho appena aperto, forse da 4-5 minuti, è leggermente più umido, vedete come si compatta ed è giusto che sia così. Proprietà di questo terriccio: è un substrato costituito da miscela di torba bionda e torba bruna fine, è molto leggero, è setacciato, è ricco di tutti i nutrienti di cui la piantina ha bisogno, anzi il seme ha bisogno per germinare e per i primi 15 giorni di vita circa. Anche le istruzioni, se le leggete, troverete la dicitura, poi vi faccio una foto e ve la mostro, dove si consiglia dopo un tot di tempo di cominciare a dare un po' di concime in modo adeguato. Il concime che io do è il Solabiol Orti e Giardini e comincio a darlo in chicchi circa 15 giorni dopo la semina. Viene fuori una cosa del genere. Mi sposto, vi faccio vedere l'altro semenzaio. Ecco, dopo qualche giorno vedete i chicchi come diventano, piano piano si degradano, vengono assorbiti nel terreno, io li metto a spaglio e poi si continuano con le irrigazioni. Prossimamente vi farò vedere una collaborazione con Biotica, è una collaborazione a cui tenevo molto. Biotica è un'azienda tutta italiana che produce humus di lombrico, lo produce proprio lei, e quindi sarà mia cura, la mia curiosità, vedere come funziona e che apporto può dare a un terriccio già di ottima qualità come può essere questo. Vedremo le dosi, vedremo tutto quello che dobbiamo vedere fino alla messa a dimora della piantina, ma di questo me ne parlerò poi, era solo per accennarvelo. Interrompo brevemente il video perché nel frattempo in post produzione sono arrivati alcuni dei prodotti di Biotica e sono veramente veramente contento, davvero, credetemi. Io un paio di anni fa avevo acquistato i lombrichi rossi da loro tramite Amazon e mai avrei sperato, insomma, in una collaborazione, ma si è concretizzata e sono veramente contento. Allora, cosa vedremo nei prossimi video? Quest'anno lo dedicherò allo studio di questi prodotti, io per quest'anno intendo l'orto estivo, e se riesco anche una parte dell'orto autunnale. Abbiamo l'Humicum, che è il cavallo di battaglia, che è l'humus di lombrico, uno dei primi prodotti che hanno realizzato
specializzato, è un'azienda tutta italiana, sono localizzati in Sicilia. Abbiamo il terriccio universale, questo mi incuriosisce tantissimo perché ha già tutti i nutrienti che possono servire per il primo mese addirittura per le piante, quindi sarà mia cura, e sono curioso anche per questo, di provarlo con una semina ad hoc, quindi farò un plateau soltanto con questo. Poi abbiamo l'humus di ombrico in versione liquida, questo è molto comodo da utilizzare sia nel semenzaio che nell'orto. Va bene, presentati brevemente i prodotti, li vedremo in dettaglio in un prossimo video, quanto prima, penso nell'arco di 7-10 giorni, il tempo di studiare bene le caratteristiche, di provarli, di fare i primi semenzai anche con questi prodotti, e li vedremo mano a mano quando vi presenterò gli aggiornamenti periodici del mio semenzaio. Torniamo al video sui terricci. Allora, il terriccio lo possiamo utilizzare così come puro, parliamo di questo ad esempio, lo possiamo utilizzare insieme alla perlite, vi mostro qualche immagine, era dell'anno scorso, ho iniziato a introdurre la perlite, oppure quest'anno sto provando insieme alla zeolite. Questa è la zeolite che ho introdotto lo scorso anno nel mio canale e nel mio orto, esiste anche quella un pochino più granulosa, io c'ho soltanto questa che è quella sfarinata, quella classica. Questa poi si miscela con l'acqua e si dà con la pompa a spalla alle piante, e serve per coprire le foglie e i frutti dalla ovodeposizione degli insetti. Fa un leggero effetto filtrante sul sole, se si mette in buona quantità filtra un po' dai raggi del sole, quindi la pianta si brucia un po' meno, però la si può mettere anche nel terriccio. Io questo ve l'avevo detto lo scorso anno ma non l'avevo fatto, e è una cosa che sto provando adesso, perché una delle proprietà della zeolite è quella di mantenere l'umidità e l'acqua all'interno dei suoi granelli, quindi il panetto di terra necessita di meno acqua di irrigazione. Ora, finché siamo in casa non ci sono problemi, ma voi pensate a un orto con qualche migliaio di piantine, avere la possibilità di dare meno acqua e di avere gli stessi risultati oggi come oggi è importante. Questo terriccio è quello che ho miscelato fino a ieri con la zeolite, vedete come viene abbastanza chiaro, poi dipende dalle quantità di zeolite che si mettono dentro. La zeolite non si degrada, rimane nel terreno e ovviamente male non fa. Se si usano quelli in grani, quelli un pochino più grossi, l'effetto è maggiore ovviamente. Io mi trovavo in casa questo e sto utilizzando questo qui. La perlite, per quanto riguarda l'ossigenazione del panetto di terra, è migliore, perché sono delle pietroline che danno ossigeno alla radice, questo lo fa ma non è ai livelli della perlite. Anche la perlite conserva l'acqua, però io quella l'avevo già provata lo scorso anno, ero curioso di provare la zeolite e quindi mi ci sono buttato a capofitto. Bene, come vedete è stato un video veramente breve, mi premeva parlarvi della scelta del terriccio. Acquistatelo di qualità, andate in vivaio, se potete acquistatelo in vivaio e non online, perché costa tanto online, un sacco di questi invece che 10 euro, e io l'ho strapagato, lo pagate anche 20-22 euro perché sono le spese di trasporto. Se non avete alternativa, acquistate quello online, vi lascio in descrizione un paio di link, ma sono il primo a dirvi, se lo trovate in negozio è meglio perché lo pagate la metà. Detto questo, vado avanti con le semine e vedrete tanti video brevi queste settimane, è inutile fare un video riassuntivo di tutto ciò che dovete vedere alla fine del periodo della semina, perché poi non vi serve più a niente. Quindi mano a mano che ho nuovi argomenti ve li mostro, e poi voi scegliete di vederli o meno, insomma a vostra discrezione. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, salvatevi il video se vi può interessare. Un terriccio di qualità costa, ma ve lo ripagate nel giro di un anno, una semina fatta bene vale oro, fidatevi, perché se usate il terriccio sbagliato buttate via tempo, soldi e semi. Buona giornata a tutti.